Ok, siamo qui in garage. Allora, come vedete, i due sacchi sono molto utili, come vi ho dato, i coperti per portarli giù così non si rovescia l'acqua. Questo è il guanto che uso per, vedete comunque come sono spesse le maglie qui della microfibra per le parti basse dell'auto. E questo è l'altro. Ops. Questo qui è molto bello perché vi faccio vedere. Inquadrarvi bene tutto. Perché si allunga come un bastone dell'autolavaggio. Ha qui, appunto, questo si può utilizzare come guanto anche per passarlo così. Questo qui si può lavare, anche qua come vedete tutto molto spesso per non graffiare l'auto. Come avete visto è abbastanza lungo per fare il tetto e tutte le cose, molto utili. La prima volta che lo uso, quindi proprio lo sverginiamo insieme. Niente, poi questo è caduto, il solito strumento per il prelavaggio da attaccare al compressore, che è molto utile e molto valido. E dove li ho messi? Qui. Poi c'è anche il mio fedelissimo, adesso facciamo pubblicità al brico, ma non li ho presi al brico, fedelissimi pennelli, che questi sono utili per le ruote, per volendo gli interni. Vedete, ci sono di varie misure e soprattutto sono molto utili per le parti come le guarnizioni, le giunture, i loghi. Qui queste parti qua dove andiamo comunque a, non riusciamo ad arrivarci con la spugna, queste parti qua dentro, avete presente, no? Tutte queste parti qui vengono pulite col pennello, e anche poi per andare a pulire i cerchi nelle pinne, tutte le insenature, tutto quanto. Comunque niente, adesso ci mettiamo all'opera. Allora, io adesso non sto a risciacquare perché, come vedete, non è una schiuma attiva alla fine. Ho un prelavaggio, quindi tenderà a far cadere lo sporco. L'ideale sarebbe risciacquarlo, ma qua siamo in garage, quindi evitiamo di sporcare più di quello che dobbiamo fare. Qui ho messo in ammollo nello shampoo i nostri, sia il guanto in microfibra che l'altro per il lavaggio. Come vedete, secondo me sarà molto ma molto comodo per questi lavori. E niente, adesso andiamo a passarlo sulla carrozzeria. Ok ragazzi, partiamo. Veramente molto comodo ragazzi, microfibra, non va a graffiare, ci permette di non stancarci. Guardate come lava bene, veramente comodo. Con l'estensione, per chi vuole può utilizzare anche questo per andare a utilizzarlo come guanto. E niente, solo per farvi vedere poi ognuno per tutte le varie parti.
della macchina e poi utilizziamo l'altro secchio, quello lì con l'acqua pulita, per andare a risciacquare il guanto. Risciacquiamolo per ogni zona che facciamo. Io ho ordinato un'altra grit guard perché questa per il momento non va bene per questo tipo di secchio, vedete, troppo piccola, viene su. Ne ho ordinata una più grossa, però nel secchio da risciacquare possiamo andare a risciacquare appunto i nostri panni, in modo tale che li grattiamo qua sopra e niente, così almeno abbiamo sempre il panno pulito. Adesso questa qua al momento non va più bene. Ricordiamoci poi per le parti basse di andare a utilizzare un altro guanto. Io utilizzerò questo, vedete, quindi fino a qui utilizzo sempre il mio spazzolone e per le parti basse come queste andiamo a utilizzare il guanto. Niente, poi vi faccio vedere una volta finito come andrò a risciacquare il tutto, visto che siamo in garage. Ragazzi, mi raccomando, utilizzate solo ed esclusivamente questo movimento quando lavate la macchina, non fate cerchi o altro per evitare che si creino swirl e compagnia bella. Questo è il movimento corretto da utilizzare. Questa è la spugna che uso per i cerchi. Così non si graffiano. Una bella insaponata, come vedete che vengono belli puliti. Ok, abbiamo finito il lavaggio, come vedete, utilizzato questo qui per le parti basse e poi per finire sui cerchi e questo sulle parti alte della carrozzeria. Guardate che bella acqua marrone da entrambe le parti. E niente, adesso vi faccio vedere che metodo uso per risciacquarla. Naturalmente lo vediamo in un altro video separato, una cosa che mi sono inventato. E poi niente, vi faccio vedere, niente, dopo, una volta terminato, l'asciughiamo e vediamo anche com'è questo prodotto, ma soprattutto il lavaggio appunto in garage. Come vedete è una cosa molto veloce, in un quarto d'ora, 20 minuti, facciamo tutto standocene nel nostro garage senza andare all'autolavaggio. Ok ragazzi, finito di risciacquare la macchina, poi ve lo spiegherò come l'ho risciacquata in un altro video. Come vedete non c'è più shampoo né niente, quindi poi dopo questo video ne vedremo un altro. E niente, non ci resta che adesso prendere il panno di microfibra. Vi consiglio questi qui spessi da minimo 800 grammi che vanno ad asciugare molto ma molto bene la carrozzeria senza graffiarla, anche perché ripeto, essendo molto spesso, non va a graffiare la carrozzeria. Per i cerchi utilizzo questi panni qua, come vi ho già fatto vedere, che sono molto assorbenti e almeno non andiamo a utilizzare
panni microfibra anche per i cerchi, perché sapete che con il Ferodo e compagnia bella sono sempre, guardate, nonostante li abbiamo lavati, io vado a utilizzare questi panni qua, tanto costano €1, €1.10, ve ne danno 10, quando si rovinano li buttate, ma io preferisco usare questi sui cerchi. Li asciugano molto bene, ma allo stesso tempo, come vi ho detto, non andiamo a utilizzare appunto la microfibra sui cerchi. Questi poi sono anche abbastanza spessi, quindi sono morbidi, non rischiamo neanche di graffiarli. Niente, comunque adesso asciugo la carrozzeria e abbiamo finito. Ok ragazzi, abbiamo asciugato la carrozzeria, come vedete. Sul vetro ho utilizzato anche un po' di vetril con un altro straccio microfibra, giusto per andare a rimuovere gli aloni. Come vedete, in un'ora esatta ho lavato la macchina in garage. Come avete visto, con un po' di inventiva e senza quali chissà quali grandi prodotti, possiamo tenere comunque in ordine la nostra macchina e la nostra carrozzeria. Con pochissimi attrezzi, ripeto, risultato secondo me è più che soddisfacente. Avete visto che non è che abbiamo utilizzato appunto quella spazzola lì, che ve la consiglio perché è veramente utile. Poi, essendo in microfibra, non va a graffiare la carrozzeria. Un altro guanto per le parti basse, stracci per asciugare tutto quanto, un po' di vetril per i vetri, niente di che. Per il classico lavaggio mantenitivo, secondo me, ripeto, il risultato è molto buono. Carrozzeria è in ordine, come avete visto, pulita, asciutta e pronta per portarci nuovamente in giro. Vabbè ragazzi, spero che apprezziate anche questo video. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao e alla prossima!